La Candy è una storica azienda italiana di elettrodomestici nata dopo la Seconda Guerra Mondiale con sede a Monza e lo stabilimento, il primo stabilimento a Brugherio. Lo stabilimento di Brugherio in questi anni è sempre stato caratterizzato da riduzione di personale con licenziamenti collettivi e quant'altro. La Candy ormai è diventata una grossa multinazionale con oltre un fatturato di 1 miliardo di euro. Non è un'azienda in crisi perché produce utili. Quindi si chiede, di conoscere qual è lo stato praticamente occupazionale presso lo stabilimento di Brugherio, in quanto sono stati annunciati degli esuberi e se effettivamente ci sono ancora disponibilità o meno di ammortizzatori sociali. L'azienda ha prospettato anche quelli che sono i contratti di solidarietà, quindi una riduzione dell'orario di lavoro al fine di far lavorare tutti i dipendenti. Ora mi chiedo se per esempio questa è una soluzione condivisa anche dalla giunta regionale come modalità per esempio per creare occupazione. Noi per cercare di migliorare quella che è la situazione occupazionale in Lombardia e in situazioni simili a quelli della Candy, come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato un progetto di legge in relazione alle delocalizzazioni. Da questo punto di vista mi chiedo quali altre possano essere invece le politiche attive per la creazione di posti di lavoro da parte, diciamo, della Regione Lombardia e in particolare per quello che è lo stabilimento della Candy di Brugherio. Ricordo che nello specifico la Candy ha in Italia l'unico stabilimento che è quello di Brugherio, ne ha altri in altre parti del mondo e a breve aprirà uno stabilimento in Turchia e mi chiedo se per esempio questo stabilimento in Turchia avrà anche la possibilità di vendere all'interno della UE, oppure se ha come destinatari della propria produzione solo stati extracomunitari. Grazie. Ringrazio l'assessore Rizzoli per la risposta e apprendo con favore che gli ammortizzatori sociali quindi in qualche misura potranno essere riconfermati e prorogati. Ecco, mi lascia un po' perplesso il fatto che la Candy sia un caso di studio, che magari sarà anche un caso di studio da un punto di vista del business per quanto riguarda la proprietà, ma mi pare di capire che per quanto riguarda le ricadute sul territorio e in particolare gli effetti occupazionali non possa essere di certo un caso da guardare con favore. E mi auguro che Regione Lombardia, con quanto ha appena detto l'assessore, possa in questa legislatura trovare soluzioni di rilancio del manufatturiero e industriale per quanto riguarda la Brianza e la Lombardia in particolare. Grazie.